Ho fermato solo un secondo la registrazione per farvi vedere due cose. La prima è che qui sono a livello 40 al livello finale, diciamo. Qui sono a livello finale e è un vecchio salvataggio, sono a livello 37. Qui siamo a livello 37 e siamo ancora a metà del gioco. Cioè, allora, qua 25 ore, livello 37. Qua 12 ore, che è il salvataggio attuale, 12 ore 30, 34 ore, livello 40. Ma quando mai ora fare una roba del genere? Cioè, sono a delle statistiche, ma avanti, ma proprio... Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il ritrovamento del nostro primo pezzo del fagiolo stella e abbiamo sconfitto un granchio gigante per ottenerlo. Ma soprattutto abbiamo finito in questa zona. Oltre ad aver ottenuto nuovi poteri per le nostre mani, abbiamo ottenuto anche gli ultimi fagioli che ci servivano per completare tutte le nostre miscele. Con questo finalmente torniamo al bar. Signori, siete nel bar del fagiolo stella, avete delle lamentele? No, siamo qui per fare la nostra ultima miscela. La miscela tirisucco. Tirisucchio. Bella bianchina, caffè e latte. Un tirisucco pronto. Clink. Oh, questa è la bevanda che mancava. Ora il nostro menù è davvero completo. Ecco il mio ultimo assaggio. Mi scuso per la fretta, ma potrei avere il primo campione? Ah, è buono. Oh, aspettavo con impazienza questo ultimo gusto, ma non riesco a decifrarlo. Adesso non esageriamo. Grazie per quel campione. Ecco una cosuccia che ho creato nel tempo libero, magari vi d'aiuto. Ecco il Game Boy Horror SP. Visto che ho i campioni di tutte le bevande possibili, non ricapiterò più da queste parti, ma come proprietario vorrei lasciare questo qui. E questo è un mini premio che hai ottenuto. In presenza di difficoltà o nei giorni tristi, basta guardare queste immagini e pensare a me. Ecco, non pensate che doni rispettabilità a questo luogo e lo renda meno bambinesco? Personalmente, penso che rovini l'atmosfera. Non sarebbe stato figo se fosse come Mario 64 che entravi dentro il dipinto? Però abbiamo finalmente ottenuto l'ultimo oggetto e l'ultima bevanda. Il tirisucco ci aumenta i punti attacco. Diamoli a Luigi perché gli servono. Vediamo, Game Boy Horror SP. Sconfiggendo i nemici si ottengono rarità, bonus esperienza. Ma il bonus si attiva solo su chi fa il colpo o su entrambi? Bella domanda. Io a questo momento farei il bonus, lo diamo a Luigi, e l'SP proviamo a darlo a Mario. Vediamo cosa succede. Proviamo ad uccidere un nemico con Mario ora. Otteniamo, vediamo, 36 punti esperienza, i ridi fagiolo e gli ultra fagioli. Attenzione, 36. Proviamo ad ucciderlo con Luigi. Dovremmo ottenere bene o male la stessa quantità di punti esperienza. Sempre 36 e sempre gli ultra fagioli. I bonus si accumulano, il che mi è utile. Gli ultra fagioli sicuramente ci servono. Ora andiamo a prendere il nostro secondo pezzo del fagiolo stella. E lo andiamo a prendere, scendi, super funghi, non male. Da questa parte perché, aspetta. Ah, torna qui. Mi servono gli ultrafunghi. Me li dai tu? Sì, perfetto. Gli ultrafunghi, dannazione, se ci servono. Dobbiamo andare da questa parte qua. Non è vero, non era questa, però, già che siamo qui. Ecco fatto, grazie del fagiol frutto. Eccoci qua, da questa parte, scusatemi. Thunderiamo Mario e andiamo di qua. Tan tan tan. Vediamo, qua c'è un fagiol frutto. No, c'è solo un fagiolino. Grazie. Qua c'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. Allora, aspetta, prima andiamo da questo lato. Andiamo da questo lato perché c'è un fagiolino nascosto. Grazie. Da questa parte c'è un altro fagiolo nascosto.
No. Più avanti, bravo. E qua invece abbiamo soldi. E un altro tirifagiolo. Ma ormai ce li abbiamo tutti, quindi ottenerne altri è solo completismo. Uno e due, ottenere bevande che ci aumenteranno le statistiche. Altro fagiolo. Ecco qua, facciamo un salvataggio. Fagiolandia su l'atelier di Versaccio. Di Versaccio, Dio mio. E andiamo di sotto, dove ci attende proprio Versaccio. I candidati si accomodino all'interno, chiedano di Versaccio. Eccoci qua. Oh, il pezzo del fagiolo stella. Dobbiamo ottenerlo. Come facciamo ad averlo? Difficile. Per me questa cosa è impossibile. Ho bevuto troppa acqua. Scusatemi. Dannazione. Davvero ognuno ha problemi con il proprio carattere. Oh, benvenuti. Candeggio in realtà è il geniale sarto Versaccio. Lo sapevate? No. Lo sapevate? Certo. Bene bene, dunque voi vorreste diventare assistenti di Versaccio? Se farete un buon lavoro vi potrò pagare. La paga consiste in... quello. Un fagiolo piovuto dal cielo. Eh certo, facciamolo. Eh certo. Cosa? Avete delle lamentele? No 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 no. Bene, allora immediatamente. Eccoci signore. Perché non mi aiutate con la pompa? Come scusa? Prima iniziate e prima finirete. Mentre lavorate vi dirò ulteriori spiegazioni. Innanzitutto bere l'acqua in modo da diventare come una pompa. Una volta trasformati in una pompa umana, si sale sul punto dove si vede l'impronta dei piedi. Prova a farlo. Arrivo subito. Allora, mettiamo il martello. Eccoci qua. Ciao, sono una bomba blu. Ora vi parlerò del processo di fabbricazione. Innanzitutto si colora il tessuto. Col pulsante B si lancia l'acqua alle color bombe. Provate. Becca. Aia! Capito, il colore della color bomba. Sì, vai avanti. Colora il tessuto, chi l'avrebbe mai detto? A proposito, se colpisci due color bombe si uniscono. Il colore del tessuto sarà un colore misto del color bombe. Ricordatelo bene. Poi, un'altra cosa. Se quando colori un vestito pensi di essere sbagliato, devi dirlo a Candeggio. Lui ti farà tornare il vestito completamente bianco. Dopo aver colorato il tessuto si sceglie il motivo. Quindi si deve lanciare ancora dell'acqua alle color bombe. Non è divertente? Questo minigioco è davvero figo. No, per quanto non sembri è davvero figo. Il motivo della color bomba colpita viene trasferito sul tessuto. Modifica il motivo. I motivi delle color bombe sono: motivo tropicale, motivo a pua, esatto, e motivo a quadretti, a scacchi. Comunque, colpendo due o più color bombe, si ottiene sempre il motivo stella, non dimenticatelo. Dopo aver creato il motivo, deciderò se corrisponde al gusto di Versaccio. Questo più o meno è il processo di produzione. Vorrei che mi facciaste quattro vestiti. E ora la spiegazione è completata, ora finite il vostro primo lavoro. Il colore è rosso, il motivo non importa quale. Che tra l'altro, in realtà, se non ricordo male, si può anche fare... Ho sbagliato! Scusami. Si può anche fare il colore singolo, solo rosso, solo blu, solo giallo, solo colori misti. Dai, rosso. Preso. Colore stella. Ecco, così va bene. Avanti uno dopo l'altro. Cosa? Il prossimo motivo? Il colore del vestito giallo, il motivo a scacchi. Allora, giallo. Preso. Riprendiamo l'acqua. E lo facciamo a scacchi. Scacchi, scacchi, scacchi. Preso.
Non male, ecco, così va bene, avanti uno dopo l'altro. Il prossimo motivo, colore viola motivo pois. Quindi rosso e blu. Aspetta, presi. Motivo pois. Ok, pensavo di aver preso anche scacchi. Ecco, così va bene, avanti uno dopo l'altro. Cosa? Il prossimo motivo? Colore marrone, motivo stella. Il motivo stella basta colpire più che... Sì, lo so, grazie. E il colore marrone è difficile da prendere, se non hai il tempismo giusto che si allineano tutte. Ora! Preso! Quelle da fare prima sono sempre quelle marroni di vestiti. Presi! Non male, ben fatto, abbiamo finito! Allora, come d'accordo il pagamento, il fagiolo? Si trova qui accanto. Grazie. Ecco il fagiolo che vi ho promesso, prendetelo. Il secondo pezzo! Hai ottenuto il pezzo del fagiolo stella. Fagiolo stella, pezzo di fagiolo stella, mancanti due. Allora, Versaccio, che bel lavoro, siete dei tipi incredibili. Se mi servirà altro aiuto vi rivolgerò a voi. A te serve altro aiuto, è quello il punto. Ok, sono uscito e rientrato dall'area. E ora, Versaccio? Oh, tempismo perfetto. Non appena ho iniziato a vendere i vestiti della serie compresso, sono andati a ruba e li ho subito esauriti. Se avete tempo, vi chiederei di fare vestiti per conto mio. Se produrrete molti indumenti, vi ricompenserò molto bene. Ora però, dovete realizzare i motivi che piacciono a voi. Che piacciono a voi. I vestiti che realizzerete saranno registrati proprio qui. Una volta riempiti tutti gli spazi, vi darò qualcosa di incredibile. Buona fortuna! Come faccio a vedere quali mi mancano? È questo, giusto? No. Ok, abbiamo i motivi. Righe, pois, quadrato, stella. Sono rosso, blu, giallo, verde, arancione, viola, marrone. Come prima cosa puntiamo subito ai marroni. Uno e stella. Ah, non male, davvero. E il marrone, eccolo qua. La nostra paga è un ri di fagiolo. Wow. Presi. E lo facciamo quadretto. Ecco fatto. Non male. Marrone. Ecco fatto. E lo facciamo a righe. Ecco qua. Ah, non male. Ecco qua anche quello a righe. Manca solo i pois. Ecco un altro ri di fagiolo. Grazie. Certo che spreco, per fare due cacchi di magliette solo fagioli. Facciamo... Ah, ho sbagliato i tempismi. Di nuovo marrone. Ecco, fatto. Ci manca solo il pois, che è il più lento, è il peggiore di tutti il pois. Sai cosa? Facciamo prima il pois di tutti quanti. Dannazione, l'ho mancato. Eccolo, finalmente. Oh, non male. Oh, e finalmente tutti i marroni siamo a posto ora. Ecco la vostra paga. Un altro ri di fagiolo. Wow, grazie. Allora, facciamolo adesso tutti pois, di tutti i colori. Quindi rosso, rosso a pois. Non male. Grazie. Rosso. Quadretto. Perché ho sbagliato il colore a questo giro. Ecco la vostra paga. Un altro ri di fagiolo. Dacci qualcosa di più sostanzioso, maledetto. Almeno fossero i tiri fagioli, dannazione. O i ghigno, che ne so. Qualsiasi altra cosa che non siano quelli verdi. Facciamo la pois, questo giallo. Ecco, fatto. Dai che ci siamo. Finché facciamo tutti... Abbiamo già tolto i marroni, che sono i più difficili. Ci manca solo il pois, che è un po' più complesso. Vai, blu, rimani da solo. Ecco, fatto. E anche tua pois. Pagaci di più, andiamo dei sindacati, maledizione. Allora, facciamo misto colore, viola, e lo facciamo anche questo a pois. Ecco fatto. Non male. Ok, ci manca il verde e l'arancione a pois ora. Presi, verde, e lo facciamo a pois. Ecco fatto.
Ah, non male. Arancione. Presi. E lo facciamo a Pua. Dai che rimani da solo. Ecco fatto. E tutti Pua sono a posto. Ora ci occupiamo di un altro colore un po' dito nel culo, che è il blu. Grazie. Ci occupiamo del blu perché va alla stessa velocità del Pua e quindi è un attimino più complicato da prendere. La prima fila era quella Pua, quindi siamo a posto. Andiamo con la stella, va bene, ci mancava. Non male. Volevo fare quadretti o righe io. Blu, 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 blu. Eccolo fatto. Riga o quadretti? Riga o quadretti? Quadretto. Ecco fatto. Non male, grazie. Ecco fatto. E dobbiamo prendere quello a righe. Facile. Non male. Ok, ora puntiamo al rosso, così andiamo in fila. Facile. Il rosso è il più veloce di tutti. Stella che è il più semplice. Ecco fatto. Niente male. Ci manca quello a righe. Ottimo. Dammi la mia paga. Io non so se sti fagioli nel loro mondo abbiano una valuta diversa. Però vabbè, andiamo a farlo a righe. Ecco fatto. Non male. Ok, ora puntiamo al giallo. Poi puntiamo al verde. Ecco qua. Facciamo lo stella, che è semplice. Giallo. Quadrato. Giallo. Giallo. Ecco fatto. A righe. Ecco qua. Ora verde quadretti. Presi. Quadretto. Verde. Stella. Ecco fatto. Verde. Righe. Ecco fatto. Ci mancano solo due file di colori. Arancione e viola. Arancione. Stella. Arancione. Lo facciamo a righe. Ecco fatto. Arancione a quadretti. Ecco fatto. Ci manca solo il viola ora. Quadrati, righe e stella. Presi. Viola, il semplice viola. Facciamo stella. Ecco fatto. Ci manca righe e quadretti e ce li abbiamo tutti. Forza. Viola a quadretti. Ecco fatto. Ci manca l'ultimo, l'ultimo. Certo che però costa paga schifosa, maledizione. Viola, dai, rosso e blu, rosso e blu. Ecco fatto, semplice. Ed infine, l'ultimo motivo è quello a righe. Yes, collezione completa. Niente male. Fantastico, avete riempito tutti gli spazi. Congratulazioni. Con tutti questi vestiti posso aprire un mio negozio. Grazie, grazie tante. Accettate questo dono. Hai ottenuto il pantaversaccio. Non ne è valsa la pena? Sarò così impegnato ad aprire il mio punto vendita che non sarò in giro per un po'. In bocca al lupo. Ciao Versaccio. Che tipo simpatico. I pantaversaccio, vediamo cosa sono. Gravità casuale, però ci dà uno sfracco di punti vita, ma ci diminuisce la difesa, il che non è buono. Ricordiamolo. Meglio avere meno HP e più difesa che avere più HP e meno difesa. E con tutti i fagioli che ci ha dato, 49, io mi farei una miscela fra queste due. Facciamo velocità a Luigi e un'altra vita a Mario. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.